Ciao a tutti ragazzi, io sono Vergens di Gaming Tonight e benvenuti in questa nuova deck profile. Ragazzi, mi avete fatto prendere ormai diverso tempo fa un mazzodino che ho dovuto prendere per una scommessa persa. Potevo fare il bastardo e prendere uno structure e basta, quindi spendere 10 euro, letteralmente no, ho deciso di farmi dino da quel momento. E quindi facciamolo fruttare sto dino e quindi di conseguenza ragazzi vi porto una deck profile. Questa ragazzi è Dino Lost World, che sarebbe anche definibile dino puro. Poi, nel caso, in futuro, se volete, non vi porto la versione sincro perché la ritengo una merda, dato che tutti i mazzi con combo Needlefiber fanno sempre la stessa cosa, basata su sta carta di merda. Sì, ce l'ho, ma lasciamo perdere. Non ho l'incross. Dai, sono perdonato. Però potrei portare la versione con i True King, quindi diagramma draconico, lui, boh, potrei provare ad inserirlo e loro due. E ovviamente anche la rotazione del set. Quindi ragazzi, fatemi sapere se volete anche quella versione. In ogni caso, vi ricordo di iscrivervi, attivare la campanellina e andare in descrizione dove trovate tutti i nostri link per seguirci al di fuori della piattaforma di YouTube. Io direi, mettiamo tutti i token del mazzo qui. Sì, questo è bianco perché affanculo non ce l'avevo il. Cioè, non ho trovato la busta dello stesso colore degli altri token, quindi di conseguenza per il momento per assorbita è bianca. Allora, ragazzi, Dino, in questa build con la quale l'ho buildato, è un mazzo going second OTK sostanzialmente. Quindi di conseguenza ci stanno delle scelte fatte apposta per questa cosa. Io direi possiamo tranquillamente cominciare e a sto giro ve le metto in maniera diversa le carte. Ve le metto così. Ragazzi, cominciamo dall'Ultimate Conductor Tyranno. Lui ovviamente è il boss monster del mazzo. Ha diversi effetti, uno peggio dell'altro. È un luce, livello 10. Madonna, devo evitare di uscire dal fuoco. Vabbè, è un luce, livello 10. Dinosauro ovviamente con 3.500 di attacco e 3.200 di difesa, è gigantissimo, ovviamente in 3x vedete là gli altri due. E sostanzialmente si evoca, non può essere evocato normalmente posizionato, deve essere evocato specialmente bannendo due dinosauri dal cimitero. Quindi di conseguenza molto molto semplice da evocare tutto sommato. Una volta per turno durante la main phase di qualsiasi giocatore possiamo distruggere un mostro nella mano terreno e se lo facciamo mettere coperti in posizione di difesa tutti i mostri scoperti controllati dal nostro avversario. Quindi effetto che dà fastidio un sacco di mazzi durante la main phase, li copriamo tutti i mostri e non possono fare sincro, non possono fare link, non possono fare Xyz, possono fare sostanzialmente soltanto fusione. Inoltre distruggerci i mostri, se ci distruggiamo quelli giusti, ci permette di triggerare degli effetti. Quindi di conseguenza questo è uno dei primi, il primo effetto. Il secondo effetto dice che questa carta può attaccare tutti i mostri controllati dal nostro avversario una volta ciascuno. Inoltre all'inizio del damage, se questa carta combatte con un mostro in posizione di difesa, possiamo infliggere 1000 danni al nostro avversario e se lo facciamo mandiamo al cimitero quel mostro in posizione di difesa. Quindi, senza scoprire il mostro, viene mandato al cimitero, non triggera nessun effetto scoperta e quindi di conseguenza glielo mandiamo al cimitero, nemmeno distruggiamo. Quindi, veramente, veramente forte. È un boss monster come Dio comanda, veramente tremendo. Prossimo, ovviamente. Abbiamo bisogno di farlo girare questo mazzo per evocare lui e quindi 3x di Oviraptor Mangiant'anima. Oviraptor è, diciamo, la carta principe di questo mazzo perché è la più forte, assolutamente. Ci permette di fare tutto. Perché su Normal o Special possiamo prendere un mostro dinosauro dal deck e aggiungerlo alla mano oppure mandarlo al cimitero. Sì, mandarlo al cimitero ha senso anche in determinati casi. Possiamo scegliere come bersaglio un altro mostro di tipo dinosauro di livello 4 inferiore sul terreno, distruggerlo per poi evocare specialmente un mostro di tipo dinosauro dal nostro cimitero in posizione di difesa. È veramente veramente ottimo. Possiamo utilizzare ogni effetto in advance per turn. Però, ragazzi, ci permette di far girare assolutamente il mazzo. Lui è fondamentale che si risolva il suo effetto. E come facciamo a far risolvere il suo effetto 100%? Mistosauro in 3x. Questa è una carta sbagliata, è una carta che merita la banned, però al momento non l'ha ancora avuta. Cioè, è tornata a 3 dopo essere stata 1, e quindi di conseguenza, boh, ok. Vabbè, probabilmente ci tornerà, penso, non lo so. Vabbè, in ogni caso.
Molto semplicemente, durante la main noi lo scartiamo al cimitero di costo, sostanzialmente rende immuni tutti i nostri mostri dinosauro per quella main phase. Quindi lo scartiamo in main phase 1, per tutta la main phase si risolve senza beccarsi colled, ok. Per tutta la main phase 1 i mostri dinosauro sono, i nostri mostri dinosauro sono immuni dagli effetti di qualsiasi cosa. Immuni totalmente. Poi andiamo in battle, dove non sono immuni. Main phase 2 non sono immuni, perché è soltanto durante la main phase nella quale viene scartato. Tra l'altro sono immuni agli effetti del nostro avversario. Possiamo bandire inoltre un qualsiasi numero di mostri dinosauro dal nostro cimitero, compresa questa carta di costo, per evocare specialmente dal deck un mostro di tipo dinosauro con il livello pari al numero totale di mostri bannati. Per esempio, lui vale già come livello 1, banniamo altri 3, possiamo evocare direttamente Oviraptor dal mazzo. Questo effetto è una volta per turno, mentre l'effetto di scartarlo non è una volta per turno. Quindi se tipo noi usiamo un mistosauro, in chain ci giocano colled, noi possiamo usare un altro mistosauro, volendo. Quindi di conseguenza... forte, 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 assolutamente. Tre per del nuovo arrivato, ovvero Arcosauro. Allora, per quale motivo in tre per lo capirete dopo. In ogni caso questa carta è veramente, veramente forte. È un luce, livello 1, dinosauro, è uscita da Etco, è fortissimo. Perché su norma lo special ci permette di distruggere un mostro dinosauro nella mano, o terreno, scoperto ovviamente, non possiamo distruggere mostri coperti, eccetto lui stesso, per aggiungere un mostro rettile, serpente marino o bestia alata con lo stesso livello originale di quel mostro distrutto, oppure una magia pillola dal deck alla mano. Sostanzialmente la combo più solita che faremo è distruggerci Baby o Petit per andarci a prendere la pillola e attivare l'effetto di Baby o Petit per evocare specialmente dal mazzo. Veramente molto molto forte. Possiamo utilizzare questo effetto una volta per turno, assolutamente limitatissimo, ci sta forte. Poi bagniamo Mistosauro e lo evochiamo dal mazzo senza problemi, quindi mamma mia ragazzi, che cosa non è questa carta. Tre per ovviamente di piccolo Pteranodonte, di Baby Cerasaurus. Tre per di piccolo Pteranodonte sarebbe un suicidio. Vabbè, comunque, quando viene distrutto dall'effetto di una carta emanata al cimitero, possiamo evocare specialmente un dinosauro di livello 4 inferiore al mazzo. È fortissimo, non è limitato ad hard ones per turn, soft ones per turn, non è limitato minimamente. Veramente, veramente tanto forte. Ultimamente si sta giocando in due per, perché ci sono delle build che necessitano che Baby sia utilizzato in due, però questa build ha bisogno del tre per. Piccolo Pteranodonte, eccolo qua, monocopia, lui sostanzialmente ha lo stesso effetto di Baby, soltanto che ci permette di evocare specialmente un dinosauro di livello 4 o superiore, ma esso non può attaccare in questo turno. Veramente ottimo piccolo Pteranodonte, ci può permettere di evocare Pankratops totalmente a caso, quindi Stonks ci sta. Poi, monocopia di Giant Rex, quando viene bandito si rievoca una volta per turno. Inoltre, guadagna 200 di attacco per ogni mostro dinosauro bandito. Ricordatevi che i mostri banditi coperti non vengono considerati, perché non hanno né attributo né tipo né niente, dato che non sono parte della public knowledge. E quindi di conseguenza molto molto forte. Lo bagniamo di Mistosauro, si rievoca. Lo bagniamo di per evocare Ultimate Conductor, si rievoca. Insomma molto 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 forte. Lui, Overtex Coatlus. Lui sostanzialmente ha un effetto di negazione, lo possiamo evocare specialmente. Allora, prima di tutto non può essere evocato normalmente posizionato, lo possiamo evocare specialmente rimischiando 5 mostri di dinosauro banditi nel deck, che è un po' complicato da fare come cosa, ma si può fare, assolutamente. Ma non lo evocheremo mai, cioè sostanzialmente ci serve per mandarlo al cimitero, perché quando viene mandato al cimitero ci permette di aggiungere la pillola. Easy, niente da dire al riguardo. Però comunque ragazzi, ci permette... se è sul terreno, una volta per turno, quando il nostro avversario attiva una carta magia o trappola, possiamo distruggere un mostro dinosauro nella mano scoperto sul terreno, e se lo facciamo annulliamo un'attivazione e distruggiamo quella carta. Quindi, boh, ok, è forte, assolutamente, niente da dire al riguardo. Non ho messo sepoltura sciocca perché non ne sento la necessità in questo mazzo almeno. Poi, Jurak Aeolo, non ci serve per l'effetto perché... c'entra soltanto con i Jurak, però è un Tanner di livello 1. Dinosauro, bagniamo misto, lo evochiamo dal mazzo, niente da dire al riguardo. Poi, un'altra carta molto molto forte, che nonostante non sia la versione True King, va comunque inserita, è Lito Sagim, il disastro. Non ce la possiamo cercare perché non abbiamo il diagramma draconico nel mazzo, però ragazzi, è veramente forte, perché distruggiamo due mostri dalla mano, compreso un mostro terra, lo evochiamo specialmente.
Se sono due terra, possiamo bandire fino a tre mostri con nomi diversi dall'hexadeck del nostro avversario, che è molto forte come effetto. Inoltre, se viene distrutto, possiamo evocare specialmente un mostro non terra Wyrm dal nostro cimitero. Insomma, ci farebbe evocare sostanzialmente dal cimitero un altro True King. Ma niente da dire per quanto riguarda sta cosa. Ragazzi, perché sta qua dentro? Perché se lo peschiamo, ragazzi, piccolo pteranodonte e baby cerasaurus sono terra e quindi di conseguenza è molto stonks. Poi se, vabbè, non fa niente che ci facciamo un altro meno uno in mano perché ci dobbiamo spaccare un'altra carta. E nel caso non sia baby, non ci plassa sul terreno, però è veramente forte, inoltre è un livello 9. Vabbè, sapete già dove vado a parare. Poi monocopia di Pancrazio, essendo going second non può mancare, veramente fortissimo Pancratops, niente da dire al riguardo. Già spiegato diverse volte, si speciala se il nostro avversario controlla più mostri di noi, si tributa di costo per distruggere una carta sul terreno. Poi, dato che è un going second, doppia copia di Rogoran, esercitabile e niente, sostanzialmente tributiamo il nostro avversario per evocarlo specialmente. Mi dispiace che uno è raro e uno è common, vedrò di beccarmi il secondo raro. Qualche modo, insomma. Quindi è un dinosauro forte, livello 8, niente da dire riguardo. Poi reparto Entraps. Abbiamo tre pair di Ghost Ogre. Per quale motivo Ghost Ogre? Perché per colpa di Numeron, o grazie a Numeron, è diventata molto forte come carta. E tre pair di Veiler. Per quale motivo abbiamo sei Entrap del genere? Magari voi potreste dire, ma è meglio in permanenza infinita di Veiler. Sì. Ma anche no, perché vi ricordo che questo mazzo ha la pillola. La pillola vuole un mostro dinosauro più un mostro non dinosauro, e quindi di conseguenza Veiler è comodo. Ogre invece, per metterlo in culo a Numeron, ci sta assolutamente, niente da dire a riguardo. Si potrebbe mettere Ash, indubbiamente, però non lo so, Ash non la vedo molto risolutiva ultimamente, mentre Veiler potrebbe risolvere di più rispetto ad Ash, insomma. Poi, passiamo alle magie, tre pair di Mondo Perduto. Carta veramente veramente fondamentale, ci permette di fare tante chain lock e niente da dire al riguardo. Tutti i mostri sul terreno perdono 500 di attacco e difesa, eccetto i mostri di dinosauro. Spompa, ci crea un token nel terreno dell'avversario quando evochiamo normalmente o specialmente un mostro dinosauro. Il token è dinosauro terra di livello 1, attacco 0, difesa 0, e mentre quel token è sul terreno, il nostro avversario non può scegliere come bersaglio mostri sul terreno con gli effetti delle carte, eccetto i segnamostro. Quindi veramente fortissimo. L'effetto si triggera su Normal o Special, quindi di conseguenza se facciamo Normal Oviraptor abbiamo la Lost World, Chain 1 Oviraptor, Chain 2 Lost World ed è Chain Lock, quindi il nostro avversario non ci può negare Oviraptor a meno che non ci gioca tipo in permanenza infinita o dissimulato l'effetto. Inoltre, una volta per turno, se uno più mostri normali sul terreno sono presi sotto in battaglia dell'effetto di una carta, possiamo invece distruggere un mostro di tipo dinosauro nella mano e o deck. Quindi sostanzialmente ci permette di fare delle belle giocate del tipo Viraptor distrugge il token che gli abbiamo dato all'avversario e effetto mondo perduto spacchiamo dal mazzo e quindi facciamo cose letteralmente, quindi molto 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 forte. Tre pair di scavi fossili, il sercino del mazzo non hard once per turno, non once per turno in nessun modo, veramente fortissima, niente da dire al riguardo. Aggiungiamo un mostro dinosauro di livello 6 inferiore al deck alla mano, niente da dire, fortissima veramente. Poi doppia copia di pillola dell'evoluzione doppia, assolutamente fondamentale. Non a 3 per perché è brick più totale, però a 2 perché è searchabile letteralmente da 4 carte. Lui, che molto spesso andremo ad evocare, è l'Overtex Coatlus. Pillola dell'evoluzione doppia, bandiamo un mostro dinosauro e un mostro non dinosauro dalla mano e o cimitero, ed evochiamo specialmente un mostro dinosauro di livello 7 superiore dalla mano deck, ignorando le sue condizioni di evocazione. Sostanzialmente quasi sempre ci farà evocare il Conductor, però non sono diversi, non, cioè, non sono pochi i casi nei quali ci farà evocare tipo il Dogoran oppure ancora meglio il Pankratops. Ci potrebbe anche far evocare Overtex, però sostanzialmente il target principale ovviamente è lui. Poi due pair di Giada dei Desideri, e questo è il motivo per il quale sono così tanto maxati i mostri. Perché ci sono tre arcosauri, perché ci sono tre baby, perché ci sono così tante carte a tre pair. Giada dei Desideri è un peschino che secondo me va inserito in questo mazzo. Però non vogliamo perdere troppe risorse nel mazzo per poi non recuperarle più, quindi così deve andare. E infine monoterraformare, perché è veramente veramente molto forte prendersi da terreno. Come ogni mazzo che campa sulla terreno. Questo non campa letteralmente sulla terreno, però diciamo che
è molto importante, insomma. Main deck quindi ha 40 carte, senza carte per distruggere background e fare cose, perché allora la Lightning Storm non ce l'ho e sostanzialmente ho preferito mettere Desires. Si potrebbe mettere qualcosa tipo Super Poli, qualcosa tipo la Lightning Storm se ce l'avete, Ciclone Cosmico, Turbini Gemelli, Tifone Spaziale Mistico per buttare giù le backrow. Però diciamo che per il momento il main deck è questo, poi dalla side si decide come gestirsi il mazzo. Cominciamo, Hexadeck, monocopia di Linkuribo, è forte perché ci manda al cimitero i livelli 1, se abbiamo bisogno di mandare al cimitero l'Arcosauro lo possiamo tranquillamente fare con il Linkuribo per poi attivare la pillola magari o evocare il Conductor. Il Jurakaiolo non ce lo manderemo mai al cimitero tramite l'Incuribo, però ragazzi è una buona carta. Pentest Cervo, chi dice che questa carta fa cagare in Dino non capisce un cazzo del mazzo. Il mosso puntato fa danno perforante, quindi di conseguenza lo evocheremo sempre sopra al Conductor, così il Conductor può attaccare tutti i mossi del nostro avversario facendo danno perforante per quelli in difesa. Il token è in posizione di difesa, il Conductor mette i mossi in posizione di difesa, quindi non vedo perché non debba essere giocata. Ciambara, monocopia, pure lei. Vabbè, insomma, sono tutti monocopia in Hexadeck. Ciambara fa due attacchi e guadagna 200 di attacco sulla dichiarazione d'attacco permanenti. Veramente molto buona per fargli l'OTK. Trishula è un mostro fondamentale, fortissimo, evocabile tranquillamente in questo mazzo. Però di solito non vi tolgo, cioè non vi nascondo che molto spesso preferisco fare Archetis, Crocodrago, Famelico. Lui sostanzialmente, Trishula, lo sapete tutti cosa fa, bandisce una dal cimitero terreno e mano dell'avversario. Lui invece per i mostri non tunnel utilizzati come materiale ci permette di pescare carte. Quindi sostanzialmente in questo mazzo è molto solito fare Aeolo più magari Oviraptor e Rex Gigante, quindi peschiamo due. Non è come nella versione combo sincro, sì, dove peschiamo 4, però comunque un più 2 fa comodo, ci permette di finire la board. Calamities ovviamente perché loro sono due livelli 9 e abbiamo Lito Sagim che è un livello 9 e non può mancare. Cannone ferroviario supercorazzato, si fa con due Conductor, lo possiamo utilizzare per chiudere perché stacchiamo materiale e fa 2000 danni. E poi abbiamo i due classici, Dolca e Laghia. Uno ci permette di negare evocazioni, magie e trappole staccando due, l'altro ci permette di negare effetti di mossi staccando una e non è once per turn. Veramente, veramente molto forte. Ovviamente Dolca è il più forte, assolutamente, perché nega non once per turn effetti di mossi, due effetti di mossi e spacca. Poi abbiamo il Prerapianta Trifoverutum. Per quale motivo c'è Super Poli di side? Io la inserirei sempre in side quella carta. Quindi target Super Poli, Trifoverutum, Ignister, Golem di Terra, Fango Drago delle Paludi, la Chimera di Plexer e il Drago Veleno Affamato. Al posto del Trifoverutum potreste mettere Drago Stapelia. Vi faccio presente ragazzi che il Drago Stapelia ultimamente non è molto evocabile, diciamo, mettiamola così. E quindi di conseguenza, perché non si gioca più Thunder Dragon, e quindi di conseguenza ho preferito mettere Drago Fusione Veleno Affamato. Hexadeck a 15 e main deck a 40, questo è tutto il mazzo. Ragazzi, queste sono delle carte che potreste inserire per un'altra versione di questo mazzo, che potrebbe essere più forte di questa, ma bricca un pelino di più. Nel caso, poi vabbè, vi ho detto, ditemi se volete la lista di Dino Trucking. Il mazzo è molto carino, è un OTK, bello bello. Di inserire Dark Ruler o Evelyn Matched non va molto bene. Cioè, per carità, potreste farlo, perché poi comunque se calate il Conductor avete controllo, avete mosse nel turno dell'avversario, si potrebbero inserire di side, mettiamola così. Io di side per il momento ho tre Turbini Gemelli e tre Super Poli, però perché ragazzi le altre carte di side ce le ho sparse nei vari mazzi, per esempio c'ho qui ad Amantia dove ci stanno i Dark Ruler e le Evelyn Matched, per esempio, e quindi di conseguenza non le ho inserite, ma vanno assolutamente inserite, cioè diciamo che se volete fare una side competitiva, tre Turbini Gemelli, tre Super Poli per sfruttare questo pacchetto qua di target, più tre Dark Ruler No More, tre Impermanenza Infinita, certo, tre Evelyn Matched, scontro ad armi pari, e poi l'ultimo slot è a scelta vostra, insomma, a discrezione vostra. E niente ragazzi, questa era la lista per quanto riguarda il mio Dino
È la prima volta che avete visto la lista di questo mazzo da quando l'ho comprato e finalmente sono riuscito a portarvela e penso che lo testerò tra non molto, insomma. Bene. E niente, noi ci vediamo come al solito domani alle 15 con un nuovo video. Oh, oh, oh. Ciao ragazzi!